bambini, vi ricordate? In una delle puntate precedenti abbiamo iniziato a giocare con Sapientino Travel Quiz della Clementoni, che aiuta a sviluppare le abilità dei bambini, soprattutto nell'età prescolare, quindi bambini dai 4 ai 6 anni, però si può iniziare a giocare anche prima. Ci sono 18 attività per apprendere i colori, le forme, i numeri e molto altro. Inoltre c'è la penna svela risposte e il banchetto. La penna, infatti, se diamo una risposta sbagliata, ce lo fa capire, se invece diamo una risposta giusta si illumina di verde e fa il suono proprio della risposta esatta. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a giocare, abbiamo fatto alcune di queste schede. Per chi non l'avesse vista la puntata, voglio un attimino ricapitolare di che cosa si tratta. Beh, penso che tutti ormai conoscano il Sapientino della Clementoni. Ad ogni modo, Sapientino è un gioco attraverso il quale si apprendono le cose in modo simpatico e divertente. Il tutto lo facciamo in compagnia di Masce e Orso. Ci sono 9 schede con 18 attività educative e di quiz. In questo modo i bambini possono sviluppare le capacità di attenzione, di osservazione, di logica e apprendere quindi tutti quei concetti di base che sono tipici dell'età prescolare, come per esempio i numeri, le forme, le dimensioni, i colori. Inoltre la penna, come vi dicevo, è elettronica e quindi è una penna in un certo senso autocorrettiva, quindi il bambino non ha bisogno di giocare con l'aiuto di un adulto, perché sarà proprio la penna ad indicargli se la risposta è giusta o sbagliata, e quindi in questo modo può autocorreggersi da solo e verificare i propri progressi. Con questo gioco si può giocare da soli oppure anche con degli altri amichetti o fratellino o sorelline. Bene, io direi di fare qualche altra scheda. La scorsa puntata mi sono divertita tantissimo a giocare con il mio Sapientino Travel Quiz e voglio continuare perché ci sono ancora tantissime altre attività da fare. Allora, le schede, come vi dicevo, sono 9. Sono 9 le schede. Tutte diverse, con attività su tutti e due i lati, quindi sono 18 attività. Queste le abbiamo già fatte l'altra volta, quindi le metto da parte perché non ci ripetiamo. E queste sono quelle che ancora ci rimangono da fare. Questo è il banchetto, dove noi possiamo, innanzitutto, grazie a questi solchi, possiamo riporre le nostre schede, ma lo possiamo usare anche come piano di gioco. Inoltre abbiamo qua la nostra penna che si illumina e suona, e questo invece è lo spazio per riporre la penna. Bene, mi è capitata questa scheda, quindi andiamo a farla. Allora, lo scoiattolo deve arrivare alle nocciole attraverso un percorso. Ci sono 5 percorsi diversi: un percorso azzurro, uno giallo, uno rosso, uno verde e uno viola. Che dite? Voglio provare a dare la risposta sbagliata. Provo a dare la risposta sbagliata, allora dico che è quello rosso. Vediamo che cosa succede. Ah, però devo toglierle le altre schede da dietro. Sì, se no. Scusate, dovevo togliere le altre schede dietro. Non succede niente. Quella giusta invece è l'azzurro. Arriva le nocciole, proviamo. No, non suona quando è sbagliato. In questo modo noi riusciamo a capire se abbiamo dato o meno la risposta corretta e correggerci. Dunque, carino questo. Qui abbiamo delle coppie di personaggi. Poi, sulla base di ogni scheda, con un disegnino ci fanno capire che cosa dobbiamo fare. Qui ci fa vedere che c'è una figura geometrica più piccola e una figura geometrica più grande. E sopra la figura geometrica più piccola c'è un punto interrogativo. Quindi, che cosa vuol sapere il nostro Sapientino Travel Quiz? Vuol sapere quale in ciascuna coppia di personaggi è quella più piccola. Quindi, tra lo scoiattolino e il panda, il più piccolino è lo scoiattolo. Tra il porcellino e la capretta, chi è il più piccolino? Si vede a occhio nudo, è il porcellino.
Eh beh, qui secondo voi quale sarà il più grande o il più piccolo? Qui c'è Orso e qui c'è la piccolissima Masha. E quindi la più piccolina è Masha. E vado. Qui invece abbiamo un orso e un lupo. Sono quasi grandi uguali, però il lupo è più piccolino. Abbiamo un cagnolino e una tigre. Beh, dai, si vede, il cagnolino è più piccino. Qui invece questi sono molto simili effettivamente. Abbiamo un pinguino e un leprotto. Sono molto simili, però per poco è più piccolo il pinguino. Bene, anche questa scheda è fatta. Prendiamone altre. Questa ve la tengo per ultima. Ve la tengo per ultima. Prendiamo. Vediamo. Questa. Allora, questa qui è il contrario di quella di prima. Qui dobbiamo invece capire, anzi, indicare quale in ciascuna coppia è il personaggio più grande. Abbiamo sempre il cagnolino con la capretta, che tra l'altro sorride, ma che bella dentatura che hai. Qui chiaramente la più grande è la capretta. Qui abbiamo Masha e un pinguino. Chi è più grande tra Masha e il pinguino? La nostra Masha, che rispetto a Orso è piccolissima, ma rispetto al pinguino è grande. Qui abbiamo Orso e questa chi è la sua fidanzata? Chi è più grande tra Orso e la Orsa? È ovviamente Orso. Qui abbiamo un leprotto e un riccio. Che carino, è proprio buffo. Chi è più grande tra il leprotto e il riccio? Il leprotto. Qui abbiamo un lupo e un panda. Beh, io direi che è proprio il lupo il più grande. Qui abbiamo, ti conviene andare via maialino vicino alla tigre, non mi fiderei fossi in te. Abbiamo un maialino e una tigre. Chi è più grande tra i due? La tigre. Oh, che bello questo! Il gioco delle differenze. Qui abbiamo due immagini di Masha che sembrano apparentemente identiche, però ci sono delle piccole differenze. Noi dobbiamo essere bravi per capire quali sono. Perché il sapientino ci trae in inganno, ci ha segnato diversi punti, ma noi dobbiamo controllare. C'è veramente la differenza in quel punto? Allora, io intanto una l'ho vista qua, si vede proprio. Qua c'è un libro viola, qua invece di un altro colore. Quindi questa è sicuramente una differenza. Ok. Poi, anche questo spicca. Qua il telefono è giallo e qua è rosa, quindi un'altra differenza. E la palla? Qui è azzurra e blu, qui invece è azzurra e rosse, quindi un'altra differenza. Vedete, sembravano identiche invece. Anche lo zaino è di un colore diverso. Qua è blu e qua è rosa, quindi un'altra differenza. Poi vediamo un po'. Qua c'è un gallo verde e qua invece è rosso. Altra differenza. E poi ce n'è un'altra, credo che sia l'ultima, tra l'altro, che è la penna. Guardate, qua è blu, qua è rossa. Volevate fregarci, ma noi siamo più furbi di voi. Oh, ma che carino! A parte che queste immagini sono stupende. Sono proprio belle queste immagini di Masha e Orso, sono proprio fatte bene. Niente da dire. Ora passiamo alla matematica. Addizioni. Addizioni. Allora, iniziamo. Qui abbiamo due fragole più tre fragole. Quanto fa 2 più 3? Fa 6 o fa 5? Contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5. Fa 5. Qui
qui abbiamo 4 foglie più 3 foglie. Quanto fa 4 più 3? Fa 7 o fa 8? Provate a pensarci un po'. Dai, è facile! Fa 7! Qui abbiamo 2 soldatini più 4 soldatini. 2 più 4. Beh, questo potremmo arrivarci, se proprio non lo sapete, possiamo arrivarci anche guardando quella prima. Cioè che 4 più 3 faceva 7. Togliamoli 1. 7 meno 1, 6. Qui abbiamo delle pigne. Una pigna più 2 pigne. Quanto fa? Fa 3 o fa 4? 1, 2 e 3. Qui abbiamo 3 monete più 5 monete. Quanto fa 3 più 5? Farà 6 o farà 8? Fa chiaramente 8. Poi una paperella più 3 paperelle. Quanto fa 1 più 3? Fa 4 o fa 6? 1, 2, 3, 4. Fa 4 paperelle. E concludiamo la puntata con le sottrazioni. Ecco qua questa scheda con le sottrazioni. Dall'altra parte dovevamo unire, qui dobbiamo togliere. Quindi abbiamo 4 pennelli, ne togliamo 3. Quanto fa? 2 o 1? Ce lo fa vedere anche il disegno. Fa 1. Qui abbiamo 7 pentole, ne togliamo 2. Quanti ne rimangono? Contiamo. 1, 2, 3, 4 e 5. 5. 5 caramelle, 3 le ha mangiate Masha. Quante gliene rimangono a Orso? 1 e 2. Povero Orso, sempre di meno lui. Qui abbiamo 5 lecca lecca a forma di cuore. 2 ne mangia Masha. Quante gliene rimangono a Orso? 1, 2 e 3. 3 lecca lecca per Orso. Ah, questa volta è stato fortunato. Qui abbiamo delle spazzole. Ne abbiamo 8. E 4 le ha rotte Masha. Oh, ma Masha, sei sempre di mezzo. Quante ne rimangono? 1, 2, 3 e 4. 4. Qui abbiamo 7 barattoli di marmellata, quella di ciliegio che piace tanto a Orso. E una gliela ruba Masha. Vabbè, quante gliene rimangono? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Rimangono 6 barattoli per Orso. Ecco qua, anche questa puntata è finita. Ci siamo divertiti a giocare insieme con il nostro sapientino travel quiz della Clementoni, in compagnia dei nostri simpatici amici Masha e Orso. Io vi saluto, vi aspetto alla prossima puntata. Ciao bambini!